C'erano una volta, ci sono e ci saranno sempre Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Gretel, personaggi delle fiabe, femminili, donne, che attraverso la loro storia ci raccontano la nostra storia. Le fiabe sono nate nella notte dei tempi, quando l'uomo ha cominciato forte a sentire l'esigenza di condividere le esperienze della vita. Poi, a un certo punto, sono state relegate al mondo dell'infanzia. Sono state edulcorate, sono state censurate, i finali sono stati cambiati, c'è stato messo addirittura un vissero per sempre felici e contenti. Ma la vita ha una fine. Non esiste nessuna fiaba della tradizione in cui il finale sia così. I finali delle fiabe sono sorprendenti, magici, lanciano sempre un sassolino verso quel momento in cui quella fiaba sarà di nuovo raccontata. Perché l'essenza della fiaba è proprio questo: raccontarla, ascoltarla e tornare a raccontarla. E se il suo potenziale è stato assopito per un momento, è perché la fiaba è rivoluzionaria, crea una rivoluzione interiore, ci mette in cammino, ci sveglia, ci sprona ad essere esattamente ciò che abbiamo scelto di essere prima di arrivare qua, un pezzettino alla volta. E quello che la fiaba fa, che io definisco commovente, è ricordarci che tutti, nessuno escluso, possiamo in qualsiasi momento della nostra vita essere felici, realizzati. Anche se abbiamo avuto un inizio infelice, difficile. Pensiamo a Cenerentola, una bambina di 8 anni che viene chiamata al capezzale della madre morente, affrontare un lutto così grande per una bambina così piccola. La madre le prende le mani, le stringe e poi le dice: Promettimi, bambina mia, che sarai sempre buona e gentile. Un adulto lo sa che questa è una promessa che non si può mantenere, ma una bambina di 8 anni no. E la madre finisce dicendo: e ricordati, piccina, che io da lassù ti guarderò. E così Cenerentola diventa buona e gentile, ha promesso. Il padre dopo un anno si risposa con una donna bellissima, con 2 figlie bellissime. La bruttina di casa era Cenerentola. E il padre, che non è mai andato via, ma è rimasto lì, ha lasciato che le sorellastre e la matrigna trattassero Cenerentola come una domestica. La misero addirittura a dormire in mezzo alla cenere, per questo tutti la chiamavano Cenerentola. Un inizio davvero difficile, ma la vita tende all'armonia. La natura, pensate alla natura, tende all'armonia, all'equilibrio e quindi a tutti. In un certo momento arriva una chiamata, una sensazione, quella sensazione di essere in quel luogo in cui forse dovremmo stare di più. Quella sensazione di aver incontrato qualcuno che ci ha dato qualcosa che forse ci farà scoprire qualcosa di noi. E così ecco la chiamata di Cenerentola. Il re proclama un ballo. Dovrà durare 3 giorni, il primo per incontrare, il secondo per conoscere e il terzo per scegliere la propria sposa, la futura regina. Ecco la chiamata. E Cenerentola per la prima volta comincia a sentire il desiderio di andare a quel ballo. E nonostante la matrigna e le sorellastre le dicano di no, quando la risposta alla chiamata intimamente è data, arrivano gli aiuti soprannaturali, che nella vita di tutti i giorni possiamo chiamare sincronicità, incontri fortunati. In Cenerentola sono degli uccellini che la vestono, la puliscono, la preparano. È bellissima, magnifica, con comode ballerine di seta. Cenerentola va al ballo. Eh sì, non con una scarpetta di cristallo tacco 15. Ballerine di seta, comode, passo dopo passo verso ciò che desidera di più, per scoprire un altro pezzetto di sé. Anche l'inizio di
Hansen e Gretel non erano inizi fortunati, e nemmeno quello di Cappuccetto Rosso. Anche se sono differenti, ci mostrano un altro pezzo della vita. Cappuccetto Rosso è una bambina così carina che tutti, proprio tutti, si innamoravano di lei. E così un giorno, mentre andava dalla nonna malata e debole e portava sotto alla mantellina un cestino di vino pieno di focaccia e vino rosso, incontra il lupo. Ma non ha paura. Cenerentola era bruttina e Cappuccetto Rosso, quando incontra il lupo, non ha paura. Ne è affascinata, ne è colpita, ne è ammaliata. Il lupo è una bestia magnifica, ha un manto morbido, denti bianchi come la luna d'estate quando è piena, e la guarda e dice: ma dove te ne vai? Così impettita. Sembra che tu vada a scuola, bambina. Hai mai visto come sono profumati e colorati i fiori nel campo? E lì Cappuccetto Rosso decide di disubbidire alla mamma. Passaggio necessario. Abbiamo tutti disubbidito alla mamma. Scusa, mamma. Lo abbiamo fatto. Perché se non disubbidiamo alla mamma e non usciamo dal sentiero conosciuto, non possiamo sbagliare, inciampare, cadere, gioire, fare esperienza. Sì, a Cappuccetto Rosso è andata male, il lupo l'ha divorata, ma la fiaba in questo è magnifica. Il cacciatore, colui che uccide la bestia, apre la pancia del lupo, fa uscire la bambina e le dice: prendi i sassi più pesanti che ci sono. E così Cappuccetto va in giardino, prende i sassi più pesanti, li mette dentro la pancia del lupo, metterci una pietra sopra. Arriva proprio da lì. Cuce la pancia del lupo che quando si sveglia cade dal letto e muore. La bambina va in giardino, sorseggia il vino, mentre il cacciatore scuoia il lupo, ma il lupo, si sa, perde il pelo e non il vizio. E altri lupi Cappuccetto incontrerà, ma mai e poi mai mi capiterà di nuovo, dice la bambina. E infatti la storia continua con Cappuccetto che va nel bosco, incontra un altro lupo, ma questa volta è il lupo ad annegare nel trogolo. Un altro pezzettino di sé. Gretel. Hansel e Gretel raccontano la storia di due fratellini che vengono abbandonati nel bosco perché in casa non c'è più niente da mangiare. Guardate, pratica diffusa nel Medioevo. In casa finiva il pane, o morivano tutti o qualcuno forse si salvava. Così si prendevano i bambini e si abbandonavano nel bosco. La storia di Hansel e Gretel però è la storia di Gretel, una bambina che non è capace di fare nulla senza il fratello. Al punto che quando finiscono nella casa della strega dice: sarebbe stato meglio essere divorati dalle bestie feroci. Almeno saremmo stati insieme. Dipendenza affettiva grave. La strega la guarda e anche qui spostiamo per un attimo il punto di vista. Usciamo dallo stereotipo che le streghe sono cattive. La strega si sacrifica. Insegna a Gretel l'arte del cucinare. La fa diventare una donna. La fa piangere, oh sì. Gretel piange disperata, ma impara, fin tanto che a un certo punto la chiamata. Arriva anche per lei la chiamata ed è un pensiero lucido che le attraversa la mente. La butto nel fuoco. La Gretel dell'inizio non avrebbe mai avuto un pensiero del genere, ma dopo essere stata in cucina, dopo essere stata da sola, dopo essere stata separata fisicamente da suo fratello che è stato messo nelle segrete, Gretel pensa: la butto nel fuoco. E lo fa. Lo fa. Poi scende giù nelle segrete, libera il fratello, escono dalla casa della strega, si trovano davanti a un grande corso d'acqua e per la prima volta, di fronte a una paperella che si offre di trasportare tutti e due i fratelli dall'altra parte, dice: no, no Hansel, andremo divisi, prima tu e poi io. È cambiata Gretel, è diventata una donna. E così vedete come le fiabe, in modo semplice, in modo diretto, ci raccontano qualcosa che ci riguarda. Più noi grandi, perché abbiamo fatto esperienza. L'ascolto del bambino è un ascolto passivo. Vede Cappuccetto Rosso e la identifica come Cappuccetto Rosso. Io prima, quando vi ho parlato del disubbidire, voi avete visto voi stessi quando avete disubbidito.
È un'altra interazione. E allora spero, dopo questa chiacchierata, che vi prenderete un tempo, non so bene quando, non so bene dove, perché riguarda solo voi, in cui, chiudendo gli occhi, verrà davanti a voi chiara e cristallina un'immagine di come volete essere per essere felici. E una volta arrivata quell'immagine, arriverà anche una chiamata, ve lo giuro, e sarà una chiamata cristallina. E allora a quel punto spero che indosserete scarpette comode come Cenerentola, spero che butterete nel fuoco come Gretel tutti i pensieri negativi che vi ostacolano durante il cammino, e spero che come Cappuccetto sbaglierete per imparare ad essere davvero, davvero felici, audaci e brillanti. Grazie.